Nell'antichità era il cibo dei poveri, nell'era più moderna il cibo che soltanto i ricchi potevano permettersi. Oggi fortunatamente tutti possono godere di quel tesoro che è il pesce. E a Cook Academy la sesta lezione è proprio dedicata all'ittico. Sfilettare, spinare, pulire, il pesce necessita di una grande sapienza, di grandi doti tecniche e grazie ai Master Chef di Cook Academy i corsisti potranno proporre ai loro ospiti ricette davvero invitanti. Stasera è la sesta serata di Cook Academy e parleremo di una cosa che a molte donne non piace, il pesce. Questo animale sconosciuto, anche se vive nel mare, è sempre un animale sconosciuto. Perché purtroppo molte signore, molte giovani, più che non sanno cuocere il pesce, non sono capaci a pulirlo. E automaticamente dicono, non sono brava a cuocerlo. Stasera tenteremo di spiegargli alcuni trucchi, alcune cose, per poter fare più semplicemente anche soltanto un'alice marinata o un tortino di alici, o addirittura un polipo. Però un polipo con i fagioli, come usavano i nostri pescatori un tempo. I nostri nonni dicevano carne cruda e pesce cotto. Invece ormai mi risulta che è quasi il contrario, cioè si cerca di cuocere più la carne e di cuocere molto il pesce, che è una cosa non troppo, come si dice, giusta, perché più il pesce viene cotto e più perde proteine, perde profumi, perde il suo buono, come dicevano i nostri nonni. La preparazione del pesce necessita di alcuni passaggi che possiamo definire difficoltosi. Grande attenzione alla materia prima, grande attenzione agli utensili, grande attenzione anche ai tipi di cottura. Ma la passione dei corsisti acquisita a Cook Academy riuscirà a portare in tavola dei piatti davvero unici. Polipo con i fagioli. La cosa più lunga per fare un polipo con i fagioli è cuocere il polipo. Una volta i nostri nonni avrebbero messo a bagno i fagioli secchi con uno spicchio d'aglio, due fili di rosmarino e un filo proprio poco di olio. Li avrebbero lasciati macerare tutta la notte, la mattina li avrebbero tirati su, li avrebbero messi a bollire, cotti e messi a parte. Nello stesso tempo che tu cuoci i nostri fagioli, che siano borlotti, io in questo caso preferisco il borlotto, ma c'è anche qualcuno che lo fa con il cannellino, ma si spacca molto di più. Ora, nello stesso momento che tu metti su i fagioli, si mette a cuocere il polipo. Polipo, acqua che bolle, il tuo sale, sedano, carote e cipolle se è un profumo che piace nel polipo, uno spicchio d'aglio, qualche gambo di sedano per fare un buon courbouillon e un tappo di sughero usato. Questa è una cosa che molti sanno, però sembra strano, ma pochi usano. Ora, quando si mette questo tappo di sughero usato, i tannini contenuti nel sughero si sciolgono nell'acqua e aiutano ad ammorbidire e ad abbreviare la cottura del polipo, ma sarebbe anche una seppia. Tutto quello che, diciamo così, è mollusco si può cuocere e si cuoce più velocemente. Cuociamo il polipo, cuociamo i fagioli. Una volta che sono cotti a tre quarti sia i fagioli che il polipo, tiriamo sui nostri fagioli, facciamo un trito di sedano, carote e cipolle, uno spicchio d'aglio, due fili di rosmarino, un po' di olio. Mettiamo giù i fagioli, li facciamo andare un attimino, quando alzano di bollore prendiamo il nostro polipo, gli diamo una pulita alla pelle sotto l'acqua, perché sennò in mano non potreste farlo perché logicamente è appena stato nell'acqua bollente. Si taglia a dischi, rondelle, a pezzettini, quello dovete deciderlo voi. Mettiamo dentro insieme i fagioli e lo facciamo andare 15-20 minuti. Qualcuno, quando mette giù i fagioli, ci mette anche il vino. Qui non penso sia una cosa, perché non avrebbe tempo a sufficienza per evaporare completamente, quindi si potrebbe sentire un retrogusto di vino che a molti non piace. Due pomodorini, se vi piacciono, messi all'ultimo minuto, che non si sciolgano. Deve proprio scaldarsi e dare quel leggero colore rosettino.
Ricordiamoci che il pesce azzurro, chiamato anche pesce povero o pesce negletto, è una grande ricchezza, è ricco di proprietà organolettiche, di proprietà nutritive, è ricco di omega 3 e quindi noi possiamo riproporlo ai nostri cari, alla nostra famiglia, attraverso quelle che sono le ricette della nostra tradizione, nella fattispecie il tortino di Alice. A Cook Academy oggi presenteremo un tortino di alici alla mediterranea. Per fare e sviluppare questo tortino occorrono alcuni ingredienti che sono quelli che ci impiegheremo più tempo a preparare che allo sviluppo di quello che è poi la ricetta finale. Dovremo prendere delle alici fresche e preoccuparci di pulirle e sciacquarle in modo tale da eliminare ogni eventuale spina e residuo di quello che potrebbe essere il pesce. Dopodiché, a parte, puliremo delle patate, le affetteremo e andremo poi a metterle a bagno per far sì che perdano parte del suo amido, per poi dopo andarle a sbollentare per intenerirle brevemente e completare poi la cottura all'interno del tortino quando andremo a comporlo. Altri ingredienti che ci occorrono e andremo poi a riempire e utilizzare nella farcitura del tortino sono i pinoli, l'uvetta, il pane grattugiato e in ultimo il prezzemolo, l'erba cipollina, che serviranno per dare quei sapori e accentuare quegli aromi all'interno del tortino. Poi passiamo a quello che è la composizione del tortino. Una volta che abbiamo tutti questi ingredienti pronti, andremo a ungere gli stampini, posizioneremo all'interno di ogni stampino 4 alici a formare una decorazione all'interno. Poi a seguire andremo intervallando a strati, inseriremo la patata, un po' di condimento che avremo precedentemente già miscelato per facilitare la composizione e il giusto equilibrio in ogni tortino, che sarà il pane, l'uvetta, i pinoli, il prezzemolo, in modo tale che venga distribuito uniformemente su tutti gli stampini che andremo a fare. Una volta posizionato le alici, andiamo a fare il primo strato con la patata che avremo sbollentato, un po' di questo condimento che abbiamo preparato con i pinoli, l'uvetta, l'erba cipollina e il prezzemolo. Posizioneremo sopra la patata questo condimento, un filo d'olio, per 2-3 strati fino a quando non avremo riempito quello che è lo stampino. Una volta completato il tutto, chiuderemo le parti delle alici che sono in eccesso e andremo poi a foderare il sopra con altre alici a chiudere completamente quello che è lo stampino. A questo punto siamo pronti per la cottura, di conseguenza avremo posizionato poco prima di finire il forno a 170 gradi e passeremo all'interno di questo forno qui per 15 minuti il tortino. Una volta cotto ci premuniamo di avere i piatti pronti e lo sformeremo su ogni piatto facendo una piccola decorazione con un po' di pomodorino e un filo di olio extravergine. È aperto a Coccolia il nuovo spaccio gastronomico Casa Spadoni. Qui trovi tutti i prodotti delle nostre aziende. Farine, formaggi, carni e salumi di Mora Romagnola, prodotti bio e tanto altro, con la convenienza dello spaccio aziendale. Dalla tua terra alla tua tavola, da 50 anni, latte, formaggi e gelati di Romagna. Centrale del Latte di Cesena. La bontà che lascia traccia. centralelattecesena.it. Pasta, caffè, farina, latte. Ci sono prodotti indispensabili. La gente di Conad lo sa. Sotto questo c'è Conad, persone oltre le cose. Le ricette di pesci riescono sempre a stupirci, a sorprenderci con i loro profumi, con i loro colori, con il loro gusto.
Non dobbiamo però scordarci che il pesce necessita di una grande professionalità nella preparazione in cucina. E grazie ai nostri Masterchef riusciremo a proporre menù inconfondibili. A Cook Academy prepariamo una darna di salmone fresco con erbe aromatiche, in crosta di patate e con una crema di peperoni gialli. Prendiamo come ingredienti un salmone fresco, il Condiré Orogel, che è composto da erba cipollina, aneto, scalogni e limone, sale, pepe, una patata che poi andremo a pelare per fare la crosta nel nostro salmone, dei peperoni gialli, brodo vegetale e una noce di burro. Per preparare il nostro piatto andremo a tagliare dal nostro salmone fresco, precedentemente sfilettato e spinato, delle scaloppe di salmone. Dopodiché le andremo ad adagiare su una teglia antiaderente che andremo a condire poi il nostro salmone con sale, pepe, olio, Condiré Orogel. E poi adageremo sopra la nostra darna di salmone le nostre patate precedentemente tagliate. Dopodiché andremo a tagliare i peperoni gialli a pezzetti, le faremo rosolare con lo scalogno in una padella, copriremo il tutto con brodo e cuoceremo per 10-12 minuti. Una volta che i nostri peperoni sono pronti, li andremo a frullare in un mixer e alla fine vi aggiungeremo, per mantecare il tutto, una noce di burro. Una volta che le nostre darne di salmone hanno cotto 15-18 minuti e la crema di peperoni è pronta, andremo a comporre il piatto. Adageremo al centro del piatto a specchio la crema di peperoni, sopra vi adageremo la darna di salmone e il piatto è pronto. Come non comporre un buon primo piatto con un prodotto così nobile come il pesce? Spaghetti o risotto? A voi la scelta. Bene, questa sera due ricette. Una più semplice, una un pochino più complicata. Quella più semplice è il classicissimo spaghetto con tonno, alici, pomodorini, capperi di Pantelleria e basilico. Semplicissima ricetta che possiamo fare sempre e comunque anche all'ultimo istante ed è una delle classiche ricette che possiamo fare tranquillamente a casa nei classici 10 minuti, il tempo che cuocia la pasta. Un piccolo trucchetto, il tonno sott'olio classico, quello che troviamo nelle lattine. Scoliamo l'olio, perché l'olio in cui viene conservato il tonno potrebbe anche essere olio tra virgolette vecchio, allora lo scoliamo per bene, facciamo andare nella nostra sautier, nella nostra saltapasta, ci mettiamo un filo di olio a crudo, mettiamo i pomodorini spaccati in quattro e li facciamo saltare velocemente, proprio gli diamo una scottatina rapida rapida, dopodiché aggiungiamo il tonno, aggiungiamo le alici spezzettate, aggiungiamo i capperi e saltiamo molto rapidamente qualche minuto. Ovviamente abbiamo già messo la nostra pasta a cuocere, il nostro spaghetto bello grossettino. Alla fine mantechiamo tutto, quindi facciamo saltare lo spaghetto con questa salsetta meravigliosa e dopodiché coloriamo alla fine, mettiamo qualche foglia di basilico fresco, giusto per dare anche un tocco di colore verde. Piatto gustoso, piatto semplice, piatto suggestivo, io lo chiamo, perché è un piatto che tutti noi possiamo fare a casa quando guardiamo nel frigorifero e abbiamo poco a cui fare affidamento. Ecco. Alimenti ed elementi, la qualità delle materie prime è fondamentale. Le nostre scelte devono quindi essere mirate e basarsi su quei prodotti d'eccellenza che possono soddisfare i gusti dei più esigenti palati. La seconda ricetta è un po' più complicata, ma non è che sia complicata perché è di difficile esecuzione. È complessa perché ha una preparazione leggermente un po' più lunga.
ed è il calamaro farcito con salmone fresco e asparagini in emulsione di arancio. Detto così sembra un piatto che ci vogliano 6 giorni a prepararlo, in realtà ha dei passaggi che sono fondamentali, che però se noi li seguiamo alla lettera, li seguiamo bene passo passo, diventa un piatto assolutamente facile, assolutamente ben gestibile e alla portata di tutti. Allora, abbiamo i calamari, li dobbiamo prendere, lavare per bene, pulirli, togliere i tentacoli, togliere quella specie di spada trasparente che c'è dentro, quindi dargli una bella sciacquata, dopodiché farli riposare un attimo. A parte abbiamo il salmone fresco, noi dobbiamo trovare del salmone fresco che è facilmente reperibile anche in commercio, lo dobbiamo sminuzzare, triturare finemente. Abbiamo bisogno, per amalgamare bene la nostra mousse, dell'albume di un uovo montato a neve. Questo ci compatterà il nostro ripieno. Quindi dobbiamo mettere questa mousse, questo composto, possibilmente, se l'abbiamo, in un sac à poche, perché dobbiamo riempire il calamaro dalla parte aperta, riempirlo per bene, inserire gli asparagini e riempire per bene il nostro calamaro. Dopodiché abbiamo un'operazione semplice, dobbiamo prendere un pezzettino di Domopak e avvolgere per bene questo nostro calamaro, chiuderlo ai lati una volta che si è fatta quella specie di caramella, chiuderlo ai lati e metterlo a lessare per una 15 minuti. Dopodiché prepariamo una emulsione di arancio, di succo d'arancio, con un filo di olio, un filo di sale, un filo di pepe. Prepariamo la nostra emulsione, la metteremo sul piatto, taglieremo a listerelle, una volta che abbiamo tolto dal Domopak, dalla pellicola trasparente, abbiamo tolto il nostro calamaro, lo tagliamo a fettine, lo deponiamo sul piatto e sarà anche molto bello decorato con questa punta di arancio e questo tocco dolce agro che è fatto proprio dall'emulsione. Quindi ci sarà una combinazione di sapori, il salmone fresco, l'asparago, l'arancio, il calamaro, che è già un pesce molto profumato, e tutto questo ci porterà ad avere un piatto estremamente suggestivo, molto bello, più difficile da spiegare che da fare, e poi lo proverete voi e vedrete che sarà assolutamente alla portata di tutti. Mondo divertente, affascinante e appagante. Cliccate su cookacademy.it e viaggiate con noi alla scoperta del gusto.